Ok, cominciamo, io faccio partire anche qua la registrazione, così che chi ci ascolta da casa si sta connettendo, ok. Ben arrivati, buona serata. Siamo al nostro secondo appuntamento del percorso di formazione. Come già indicato la scorsa volta, vi dissi che questa sera Paolo Zini terrà l'intervento. Paolo chi è? È un mio compagno di classe, ex compagno di classe. E abbiamo fatto il corso di studi assieme in seminario. Lui attualmente è responsabile del percorso di studi della comunità salesiana di Nave. Dico bene, Paolo? Esatto. E a lui ho chiesto, quando preparavamo il percorso di formazione, di provare a darci una sua lettura di che cosa volesse dire annunciare la parola, annunciare ancora il Vangelo oggi in un contesto come il nostro, che è sempre più in cambiamento e sembra sempre più distante dalla nostra realtà ecclesiale e soprattutto dopo quello che è accaduto negli ultimi due anni, quindi alla drammatica esperienza del virus, del Covid, e quindi ho chiesto a lui di darci una sua lettura. E sono molto contento che Paolo sia qui, ho sempre apprezzato i suoi interventi, la sua capacità anche di leggere la realtà. Credo che possa stasera aiutarci e mi piacerebbe anche che poi instaurassimo anche un confronto in base a quello che lui esporrà. Lo stimo per tante cose, sia perché l'ho conosciuto a scuola, ma anche per la sua testimonianza, mi ha fatto sempre piacere la sua presenza. È molto in gamba, fate conto che Don Renato lo conoscete, il nostro parroco, no? In alcuni momenti a scuola Don Renato faceva fare lezioni a lui, per far capire a che livello siamo. Molto bravo Paolo, molto bravo. Cominciamo con la nostra preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni Santo Spirito, illumina le nostre menti, rendici docili alla tua volontà, capaci di cogliere il vero bene per noi e per le persone che incontreremo. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore benedica il nostro incontro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, buonasera. Sono contento di essere qui, mi ha strappato un sì, Don Davide, perché ero proprio una delle cose che mi sono detto quest'estate è di non dire sì alle richieste, ma non per altro, non perché sia chissà a quali livelli, ma semplicemente per il fatto che in casa, come capita nella chiesa, condividevamo qualche istante fa, come capita nella chiesa di questi tempi, in casa si accumulano sempre tante cose da fare, per cui il rischio, quando le cose da fare sono tante, è di farle poco bene tutte. E quindi bisogna proprio sapere anche dire dei no. Tempo stesso ho condiviso anni molto molto belli con Don Davide e anche in altre situazioni ci siamo trovati quando era ancora Montichiari. E quindi anche questa è un'occasione anzitutto per me, per riflettere, per pensare, per condividere qualche risonanza. Non è una lettura di chissà quale profondità. Penso, per usare una parola di Papa Francesco, che essendo tutti sulla stessa barca, confidarci dei pensieri, ascoltarci reciprocamente, ci aiuta a rimotivare la fede, l'entusiasmo dell'annuncio, e ce n'è, me lo insegnate, tanto tanto bisogno. Chiedevo prima quanto è stata colpita questa zona, noi siamo a Nave, noi abbiamo avuto 3 morti in comunità, io ho avuto un disastro in famiglia, quindi sono tempi che ci hanno profondamente segnato. E il rischio, almeno io purtroppo l'ho sentito molto, anche di perdere un po' la speranza. E quindi quando i giorni erano particolarmente duri, ci si chiede ma che senso ha? Come si fa ad andare avanti. Ecco allora il tono di questa condivisione, molto molto semplice, è in questa direzione. Allora partirei con
un brano del Vangelo tra i più belli proprio che il Vangelo ci regala. Un brano di una attualità straordinaria. Dentro la nostra vita dovrebbe ripetersi un po' questo brano tutti i giorni, e in questa situazione un brano attualissimo. Ecco, quindi io ho l'impressione che il Signore a me, forse anche a voi, chieda di fare l'esperienza che hanno fatto i discepoli di Emmaus. Lo conosciamo molto bene questo brano. Questi due discepoli, immaginiamo quanto da quelle poche scarne note che ci dà il brano, immaginiamo quanto avessero scommesso sul Signore. E poi che cosa hanno visto? Lo hanno visto crocifisso, lo hanno visto fallire nel peggiore dei modi possibili, ucciso come un malfattore. E allora si lasciano alle spalle un luogo che da luogo di speranza è diventato luogo di dolore. Un'immagine fortissima della vita cristiana, un'immagine alla quale si sono legati i martiri dei primi anni proprio dell'annuncio cristiano. Hanno inteso lasciarsi alle spalle un luogo di dolore del quale la caratteristica fondamentale, del quale questi due discepoli erano certi di sapere tutto. Sapevano com'era andata. Una grande speranza completamente delusa. E questi due si mettono per strada, e come si fa in queste situazioni? Il dialogo che ho avuto con Don Davide è un dialogo per molti aspetti identico a tantissimi dialoghi che ho avuto in questi due anni. Perché è così. Quando una cosa ti pesa un po' sul cuore, rischi di condividere anche qualche stereotipo e di partire un po' sempre da lì. Questi due si scambiavano dei pesi morti, inerti, lungo la strada. E proviamo a pensare quante situazioni di questo genere abbiamo vissuto e quante ne abbiamo ascoltate proprio di questi tempi. E quanto anche nella Chiesa adesso si stia facendo fatica, quante volte ci sono analisi, conti su catechismi che non ripartono perché c'è comunque ancora un po' di paura, chiese più vuote di prima la pandemia, difficile svuotarle ancora, eppure la pandemia c'è riuscita. Prete proprio di Brescia mi diceva che secondo lui il male, quello proprio con la M maiuscola, ha giocato molto dentro questa pandemia, perché l'impressione di un deserto dell'anima, del cuore, degli affetti, delle relazioni, l'incancrenirsi di tante situazioni già problematiche che sono diventate ancora più problematiche, ha proprio la firma un po' del male. Allora, questi due discepoli ci assomigliano tantissimo. Se ne vanno sapendo già tutto, si vogliono lasciare alle spalle un luogo tramutatosi da luogo di speranza in luogo di dolore. E poi succede quel che succede, succede il miracolo. Succede ad un certo punto che questo viandante non immediatamente riconoscibile è una delle grandezze proprio della resurrezione. Ce lo insegna la Maddalena, ce lo insegnano questi discepoli, ce lo insegnano gli apostoli. Ci hanno vissuto con questo uomo per 3 anni, ma dopo che è risorto non è più proprio come prima. Per cui sono lì che parlottano anche gli apostoli, dicono sarà lui, non sarà lui, ci sembra lui. La Maddalena che tanto lo aveva amato non lo riconosce. E anche questi camminano con uno sconosciuto. Furbo però. Cosa fa questo sconosciuto? Prima fa vuotare il sacco. E poi comincia a raccontare lui. Comincia a rileggere la situazione. Comincia a rileggere la situazione con una luce nuova, però, che è la luce, non fa sfolgorare subito la sua di luce, questa sfolgorerà quando si mettono a tavola, e quando sfolgora è già via, se n'è già andato.
perché sarebbe troppo comodo se andasse diversamente. Fa sfolgorare la luce della parola di Dio e di nuovo ci siamo dentro. È la ricchezza che abbiamo tra mano. È ciò di cui ci dobbiamo servire se vogliamo leggere da cristiani. E vogliamo anche, per il ministero che abbiamo, voi siete catechisti, se vogliamo anche aiutare gli altri a leggere cristianamente una situazione di questo genere. Ecco, allora dobbiamo leggere questa parola anche in questa chiave. Il risorto si affida alle scritture, si affida alla parola scritta, prima ancora che alla parola fatta carne. Si affida a questa parola per ribaltare quelle sentenze di morte che i due discepoli stavano condividendo, facendosi del male l'uno con l'altro. E poi, dopo aver creato alcune condizioni, una volta che i due arrivano a destinazione, sembrano essersi lasciati alle spalle Gerusalemme, qualche cosa è già successo, c'è poi la manifestazione nel gesto della frazione del pane. E a quel punto Gerusalemme torna ad essere il luogo della speranza, ritornano. Allora, questa parola ci dà una prospettiva. Questa parola ci dà una prospettiva relativamente ad un fatto che può essere letto in tanti modi. E abbiamo bisogno forse di trovare il modo cristiano per attraversarlo fuori da una consuetudine, fuori da una semplificazione e per accendere un po' di speranza. Per fare questo, prima di fare questo meglio, un passaggio possiamo concederlo ad un autore che ha scritto un testo, La Peste, e è un autore molto interessante. Io suggerirei anche a voi di leggere, penso che qualcuno senz'altro l'avrà letto, l'avrà conosciuto. È impressionante questo testo. Io proprio finita la pandemia sono andato a prendermi il testo di Camus, La Peste, e l'ho divorato. E la cosa che impressiona è il fatto che c'è tutto. È una fotografia fedelissima di quello che è successo. Quindi, ecco lì la domanda. La parola di Dio ci dice che se abbiamo una chiave di lettura diversa, anche un fatto che riteniamo di aver capito si illumina di luce nuova. La letteratura in questo caso ci potrebbe fare bene per cogliere come il nostro cuore impaurito, in qualche caso inaridito dalle botte della vita, invece è estremamente ripetitivo. Romanzo di Camus parla di questa città di Orano in Algeria, descritta in una maniera molto molto interessante, a pennellate semplici, questa città nella quale cominciano misteriosamente a morire dei topi. Non è spoilerare il romanzo perché c'è poco di è proprio una descrizione di qualcosa di estremamente prevedibile. Una pandemia che ad un certo punto inizia e poi finisce, quindi non c'è trama particolare, quindi non si svelano misteri o segreti che rendono poi inutile la lettura. La lettura rimane utile lo stesso. Bene, in questa città ci sono una serie di personaggi. Ed è interessante che questo autore che cosa fa? Ecco, mette in galleria, fa una sorta di galleria di ritratti, che alla fine diventano nervature del cuore umano. Quindi è come se quei personaggi lì, io ho avuto questa impressione, quei personaggi lì ce li abbiamo dentro tutti. C'è un po' di ciascuno, un po' della reazione di ciascuno spontaneamente presente dentro il nostro cuore. E allora la grandezza del romanzo è proprio questa qui.
come di tutti i romanzieri. Quando c'è un bravo romanziere, c'è un buon romanzo, uno trova nelle parole di un altro il modo di far venire a parola quello che ha dentro di sé e che non saprebbe dire così bene. Quindi questo autore, attraverso i dialoghi che mette sulla bocca dei vari personaggi, fa emergere quello che in fondo sta dentro il cuore. Come reagisce l'uomo? Come reagisce un cuore umano quando ad un certo punto attorno comincia a sentirsi la morte? Tra l'altro anche lì le sirene, lo ricordo a Nave, c'erano due suoni fondamentali, le campane a morte e le sirene. Penso che qui avete fatto la stessa esperienza. Ad un certo punto non se ne poteva più. Noi siamo arrivati a un punto in cui avevamo 3 ambulanze, 2 in cortile e 1 davanti casa, perché con una comunità con 4-5 anziani è andata così. E ci siamo trovati dentro subito all'inizio, un disastro proprio. Bene, quando si legge La peste, la stessa cosa, le sirene. E i personaggi, ce n'è uno che è centrale, il dottor Rieu, che è protagonista, che si rimbocca le maniche. Ci sono altri invece alle prese con i loro problemi e questi problemi, queste sfide magari sopravanzano la stessa percezione della peste. C'è chi cerca di trovare uno spazio di utilità, c'è chi cerca di ridimensionare assolutamente il problema, ci sono le menzogne, le illusioni, gli amori, le persone divise, interessantissimo anche questo, qualcuno è rimasto in città e la città è blindata e allora non può ricongiungersi con chi è fuori città. Leggo soltanto i passaggi che trovate lì. Interessante. L'autore dice: e ciascuno dovette accettare di vivere giorno per giorno e solo di fronte al cielo. Solo di fronte al cielo. Il primo, la prima persuasione terribile che il morbo passa al cuore dell'uomo è questo qui. Sei solo. Sei solo. Pensate l'esperienza appunto che anche noi abbiamo fatto di quante persone ci è toccato di salutare e di non vedere più. E ci siamo chiesti come sono morti. Mi ha colpito perché il giorno di Pasqua, il giorno di Pasqua di quest'anno, mi pare sì, sì, era quest'anno, sul giornale di Brescia c'era un trafiletto, magari lo mando poi a Don Davide. Se qualcuno è interessato, un trafiletto bellissimo, c'era il diario della pandemia e il racconto di una donna di Brescia che è stata ricoverata in ospedale, mi pare a Brescia, in un ospedale della zona, insomma, e viene fatto un piccolo ritratto, una persona in difficoltà sofferente, ma straordinaria, nonostante tutti i suoi acciacchi, la situazione problematica. E l'articolista descrive in un modo molto molto bello il fatto che questa donna, per lo stile che aveva, pensava più agli altri che a se stessa, nonostante fosse in una difficoltà molto seria, e di lì a poco è mancata, questa donna ha prodotto qualcosa di bello dentro l'ospedale. L'infermiera, la caposala del reparto, una persona molto solida, molto robusta, ma anche molto asciutta, ad un certo punto è stata sorpresa da un medico, fuori orario, oltre il turno di varie ore, e questa infermiera ha la domanda: perché sei qui? Perché questa donna non può essere, una donna così non può essere lasciata morire sola. E tra me e me ho detto: questa donna qui ha fatto anche a me gli auguri di buona Pasqua. Comunque manderò l'articolo. Per dire che non è assolutamente scontato in una situazione di questo genere il fatto che non siamo soli. La sentenza che matura nel cuore invece è proprio quella contraria, siamo soli. E poi un'altra figura, ho messo lì soltanto alcuni stralci. C'erano i sentimenti comuni, quali la separazione e la paura,
ma si continuavano anche a mettere in prima linea le personali preoccupazioni. Non c'è morbo che tenga, non solo la solitudine, ma anche l'egoismo. Nessuno ancora aveva realmente accettato la malattia. Per la maggior parte erano soprattutto sensibili a quello che turbava le loro abitudini o toccava i loro interessi. Ne erano urtati o irritati. E non sono questi sentimenti che si possono opporre alla peste. La prima reazione, ad esempio, fu di accusare l'amministrazione, cercare un colpevole. Oppure i sogni. Un caffè aveva inalberato la scritta: il vino probo uccide il morbo. Ne abbiamo sentite anche su questo tema di Cotte di Crude. L'idea di per sé naturale nel pubblico, che l'alcol preservava dalle malattie infettive, si rafforzò nell'opinione generale. Tutte le notti, verso le due, un numero piuttosto elevato d'ubriachi espulsi dai caffè riempivano le strade e vi si prodigavano in discorsi ottimisti. Niente di nuovo. Il cuore umano è proprio sempre quello. Ma poi è interessante l'ultimo dialogo che poi ci introduce nella parte successiva. Ecco, questo protagonista, questo medico, che per tutto il romanzo risponde in un solo modo, risponde facendo del bene. E l'impressione è che l'autore lo sposi. Sposi quella posizione. Quando c'è una catastrofe ci si rimbocca le maniche. Ecco, questo medico ad un certo punto viene interpellato perché aveva fatto molto scalpore una predica, la predica di un gesuita, questo padre Panelù, il quale fa una prima predica, poi ce ne sarà una seconda un po' diversa. E in questa predica ha utilizzato parole molto forti, che qualche volta noi meritiamo il castigo di Dio. E l'autore proprio del testo, l'autore della peste, Albert Camus, su questo è molto, molto scettico, molto un po' arrabbiato forse. E allora viene interrogato, gli viene chiesto: ma cosa pensa della predica del gesuita? Ecco, immaginiamo il medico alle prese con la sua lotta, il combattimento di fronte ad un morbo, io mi tiro sulle maniche, cerco di fare del bene, e viene interrogato sul fatto che il prete in chiesa, appellandosi ai massimi sistemi, ha letto un po' la cosa come castigo di Dio, qualcosa da parole che bisogna stare molto molto attenti ad usare. Scrive così l'autore, mette queste parole di risposta sulla bocca del medico. Ho troppo vissuto negli ospedali per amare l'idea di un castigo collettivo, ma lei sa, i cristiani talvolta parlano come lui, come questo gesuita, senza mai realmente pensarlo. Sono migliori di quanto non sembrano. Lei crede in Dio, dottore? Anche questa domanda era posta con naturalezza, ma stavolta Rieu esitò. No, ma che vuol dire questo? Sono nella notte e cerco di vederci chiaro. Da molto tempo ho finito di trovare originale la cosa, di trovare la domanda su Dio originale. Non è questo che la divide da Panelù, da questo gesuita? Non credo. Panelù è un uomo di studio, non ha veduto morire abbastanza. Per questo parla in nome di una verità. Ma ogni piccolo prete di campagna che amministra i suoi parrocchiani e ha sentito il respiro dei moribondi, la pensa come me. Curerebbe la miseria prima di volerne dimostrare la perfezione. Se l'ordine del mondo è regolato dalla morte, forse val meglio per Dio che non si creda in Lui e che si lotti con tutte le nostre forze contro la morte, senza levare gli occhi verso il cielo dove Lui tace. Le vostre vittorie, ecco, saranno sempre provvisorie, incalza l'amico. Rieu sembrò rattristarsi. Sempre, lo so,
non è una ragione per smettere la lotta. È una citazione, sono stralci, tra l'altro ho valorizzato un contributo su internet, lo potete facilmente trovare, per scegliere i brani. Ma il finale è un finale, forse il finale migliore al quale arriva il cuore dell'uomo. Gli uomini più forti, più generosi, più coraggiosi, e questo medico sembra uno di questi, da soli arrivano qui. Il cielo è chiuso, nessuno parla, lottiamo, cerchiamo di limitare il male. Ecco, se le cose che abbiamo detto, se quello che ci ha descritto questo autore francese attraverso un romanzo attualissimo non sono poi così lontane dal cuore umano, capiamo molto bene perché c'è davvero bisogno della parola di Dio. Perché se c'è qualche cosa di specifico, di originale, che tocca a noi, in questo caso che tocca proprio anche esplicitamente a voi, che tocca alla catechesi, è relativo alla domanda: ma Dio che cosa ne pensa? Che cosa ci insegna la nostra fede relativamente a questa cosa qui? Ci tira un po' fuori da queste posizioni? Ci dà qualche cosa di un po' più promettente, che va anche al di là dell'eroismo in fondo disperato di questo medico? Di eroismo si tratta, quindi chapeau, però di eroismo un po' disperato, tanto si muore lo stesso. Ecco, il risorto che si accosta in incognito a questi due discepoli, che la sapevano lunga su Gerusalemme e quindi disperati andavano a Emmaus a confermare la loro disperazione, ecco, il risorto ha qualche cosa da dirci. Se siamo qui, siamo qui per ascoltare quello. Se siamo qui, siamo qui con tutte le nostre fatiche per condividere quello. E allora utilizzo per un terzo passo, siamo già oltre la metà e quindi c'è una speranza che finisca, è importante anche quella a quest'ora. Utilizzo un brano molto molto bello, anche se duro, severo, un brano del libro della Sapienza, questi testi sapienziali nei quali l'intelligenza dell'uomo illuminata da Dio viene richiamata proprio alla profondità, richiamata alla profondità della vita. Scrive così il libro della Sapienza: non affannatevi a cercare la morte con gli errori della vostra vita. Non attiratevi la rovina con le opere delle vostre mani. Perché Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutte le cose perché esistano. Le creature del mondo sono portatrici di salvezza. In esse non c'è veleno di morte. Nel regno dei morti è sulla terra. La giustizia infatti è immortale. Ma gli empi invocano su di sé la morte con le opere e con le parole. Ritenendola amica, si struggono per lei e con essa stringono un patto, perché sono degni di appartenerle. Sono dure un po', queste parole, però sono anche affascinanti, sono molto molto belle. Sono le parole delle quali, la mia impressione, noi abbiamo assolutamente bisogno. Noi abbiamo bisogno di entrare in queste parole qui. Con buona pace del testo della Peste e del suo autore. Cosa ci dice il testo biblico? Il testo biblico ci dice che se noi guardiamo il mondo, non possiamo non riconoscere la firma di un Dio della vita. E capite che in questo tempo è difficile. Dopo un'esperienza di questo genere è davvero molto molto difficile. Ma questo è l'annuncio fondamentale del testo biblico. Se
la morte è entrata nel mondo, è entrata nel mondo non perché Dio l'ha voluta disseminare, ha voluto riempire il mondo di sofferenza, di disagio o altro. Non è questo. Questo l'ha fatto un avversario. Il progetto di Dio era un progetto di vita e continua ad esserlo. E continua ad esserlo. Ecco che anche presentare una prospettiva di questo genere, che è la prospettiva proprio del Vangelo, è di un'urgenza assoluta. Ma non è facile. Perché? Perché sorge forte l'interrogativo, ma allora il male, in tutte le sue forme, compreso quello del male fisico, che sfugge proprio, in alcune situazioni sembra sfuggire alle nostre possibilità. Leggiamo allora il passaggio successivo. Risponde anche a questo il Libro della Sapienza, in modo molto deciso. Gli empi dicono fra loro sragionando: la nostra vita è breve e triste, non c'è rimedio quando l'uomo muore, e non si conosce nessuno che liberi dal regno dei morti. Siamo nati per caso, e dopo saremo come se non fossimo stati. È un fumo il soffio delle nostre narici. Il pensiero è una scintilla nel palpito del nostro cuore, spenta la quale il corpo diventerà cenere e lo spirito svanirà come aria sottile. Il nostro nome cadrà con il tempo nell'oblio e nessuno ricorderà le nostre opere. La nostra vita passerà come traccia di nuvola, si dissolverà come nebbia messa in fuga dai raggi del sole e abbattuta dal suo calore. Passaggio di un'ombra infatti è la nostra esistenza e non c'è ritorno quando viene la nostra fine, poiché il sigillo è posto e nessuno torna indietro. Ecco allora, venite e godiamo dei beni presenti, gustiamo delle creature come nel tempo della giovinezza, saziamoci di vino pregiato e di profumi, non ci sfugga alcun fiore di primavera, coroniamoci di boccioli di rosa prima che avvizziscano. Nessuno di noi si è escluso dalle nostre dissolutezze. Lasciamo dappertutto i segni del nostro piacere, perché questo ci spetta, questa è la nostra parte. Spadroneggiano sul giusto che è povero, non risparmiano le vedove, non risparmiamo le vedove, ne abbiamo rispetto per la canizia di un vecchio attempato. La nostra forza sia legge della giustizia, perché la debolezza risulta inutile. Tendiamo insidia al giusto, che per noi è d'incomodo e si oppone alle nostre azioni. Ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Ecco la risposta. La risposta di un cuore confuso secondo il testo biblico. E guardate che anche qui dentro c'è una grande verità. Non è forse la fotografia di tanti comportamenti nei quali siamo immersi? Che cosa ci dice questo libro della Bibbia? Con chiarezza ci dice: di fronte al nostro sguardo, quando non facciamo che constatare limite, difficoltà, fatica, morte, sorge ad un certo punto un disfattismo che ci fa dire: godiamo quel poco dal quale possiamo godere. Quanto godimento disperato oggi c'è. E quanto tenta tutti, anche dentro la Chiesa, anche chi è più vicino, anche negli ambienti religiosi. Alla fine, ecco che questo Dio della vita, nascosto dietro le nuvole della sofferenza e della morte, viene lasciato andare per i fatti suoi. E a seguito di quelle nuvole che nascondono il sole e la speranza, uno dice: ci accontentiamo di qualche cosa, di quel poco che ci dà la vita. E che cosa succede? Che aumenta, è molto chiaro il Libro della Sapienza, che diventiamo noi gli autori della morte. E quante volte questo accade? Poi magari ce la prendiamo ancora ulteriormente con Dio. Quando dalle nostre mani è uscito proprio ciò che ha reso il mondo più insicuro, più difficile, più buio, più
e gli esempi si potrebbero moltiplicare. Ma andiamo al finale. Hanno pensato così, ma si sono sbagliati. La loro malizia li ha accecati. Non conoscono i misteriosi segreti di Dio. Non sperano ricompensa per la rettitudine. Ne credono a un premio per una vita irreprensibile. Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità. Lo ha fatto immagine della propria natura. Ma per l'invidia del diavolo, la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. Diciamo che alle che ore sono? Alle 9:20 di sera, una frase così da condividere e sulla quale meditare diventa un po' difficile, è già difficile di suo nella predica della domenica mattina, dopo che uno magari ha recuperato un po' di sonno il sabato sera, ma a quest'ora è dura, però ci proviamo. Il cuore di tutto è questa frase qui. Ecco, tra le due pagine del foglio che avete tra mano, la pagina di sinistra e la pagina di destra, la differenza la fa questo finale. La differenza la fa questo finale. E io penso che la nostra catechesi debba avere il coraggio di arrivare qui. Però bisogna vedere se abbiamo il coraggio noi di misurarci con questa espressione. È molto chiara. Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità. C'è una vita eterna. Siamo creati per non morire più. Per noi vale solo il tasto on, non c'è l'off. Questo è serio, eh? Questo rende davvero molto serio tutto. Ecco, anche prima condividevo con Don Davide, quante cose sono chieste anche oggi alla Chiesa. Voi siete forse in una delle posizioni più scomode di tutte, perché la catechesi è una delle posizioni più scomode che ci sia in una parrocchia. È vero, perché tante altre cose sono apprezzate. Ma catechesi vuol dire andare al cuore dell'annuncio cristiano e preoccuparsi che raggiunga coloro per i quali questo annuncio è stato fatto. Quindi c'è l'attenzione alla pedagogia, alla persona che lo deve ricevere, e il cuore di un messaggio tosto. Alla Chiesa ci si rivolge per tantissime cose, con un po' di fatica ci si rivolge per queste cose qui. Quindi questo è il cuore della catechesi. Ecco, quest'ora è interessante, però... Dio ha creato l'uomo per l'immortalità, quindi la nostra vita è orientata in questa direzione, con le due possibilità, la possibilità di stare con Dio o la possibilità di stare contro Dio. Tertium non datur, non c'è una terza strada. E questo è quello che il risorto, quell'uomo a tavola che vedete nella rappresentazione di Arcabas, dice ai due, non sbagliatevi, mi avete visto morire, ma quella è una cosa che è stata molto dura, eccetera, ma non è l'ultima parola, sono vivo, per sempre, con i segni di quello che è successo prima. Ci sono tutti i segni, ma sono vivo. Quindi la morte non ha l'ultima parola, non mi ha mangiato. Sono stato più forte io. E vale anche per voi, dice i due. Quindi siete fatti per vivere per sempre. Giocatevela bene. Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità. Lo ha fatto immagine della propria natura. Dio è eterno. E ha regalato all'uomo una fisionomia che è la sua, una fisionomia che è la sua. Quindi c'è proprio il libro della Sapienza, insiste moltissimo su questo. Se guardo bene l'uomo, bene, è difficilissimo guardare bene la persona umana, l'uomo e la donna, no? Vedo Dio. Ancora una volta, dice a quest'ora. Ma per l'invidia del diavolo, ecco qui,
La morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. Allora c'è un principio di male, e anche qui la catechesi, il nostro grandissimo santo Papa Bresciano Paolo VI ebbe il coraggio di dire con chiarezza, in un momento nel quale questa parola non doveva essere detta, la parola diavolo, ebbe il coraggio di dirla con uno scalpore notevole. Io non posso ricordarlo, ma per le recensioni, forse qualcuno con qualche anno in più ricorda anche quello, per come sono state recensite quelle parole. Erano anni nei quali si diceva che questi sono miti, sono... Invece questo è il cuore dell'annuncio cristiano. Che cosa è successo sulla croce? Che è la catechesi che sta facendo questo risorto ai due discepoli di Emmaus. Dio se l'è vista con l'avversario. C'erano gli uomini che hanno fatto la loro parte, ma in realtà la lotta non era semplicemente tra Dio e qualche uomo che non ha capito da dove questo falegname di Nazareth veniva davvero. No, no. La lotta era con l'avversario, con quello che ha portato nel mondo la morte. E il disastro più grande che l'avversario può fare è far partecipare della morte vera, perché di morti ce ne sono due, far partecipare della morte vera quelli che gli van dietro. Ce n'è una di morte, lo dice il risorto, quella non mi ha trattenuto. Quella che avete visto voi è una morte terribile, è una morte contro la quale bisogna lottare, perché è una morte ingiusta, una morte che è quella che sa procurare il virus, contro la quale bisogna lottare. Chapeau al dottore di cui sentivamo prima. Ma quella morte lì non chiude i giochi. Basta un articoletto del giornale di Brescia e tu hai l'impressione che una domenica di Pasqua ti fa gli auguri una persona che è più viva che mai. È mancata per il Covid, ma ti ha lasciato qualche cosa che è viva. È la dimostrazione che c'è qualche cosa di molto più grande di quella morte lì, che è la vita. Però ce n'è un'altra che ha per protagonista quel signore che il libro della Sapienza chiama diavolo, e che San Giovanni chiama appunto signore di questo mondo, che in questo mondo cerca di fare tutti i disastri possibili e immaginabili. Da quello bisogna guardarsi. E il signore vero, quello che è a tavola con i due, lo ha sconfitto questo avversario. Ma noi dobbiamo scegliere di stare dalla parte di chi sulla croce ha vinto. Questo è il cuore della catechesi. E capite che qui dentro c'è anche un messaggio molto forte di discernimento sul senso della vita e sulle piccole scelte quotidiane che anche i ragazzi, va detto, sono importanti, perché sono i luoghi dove noi decidiamo da che parte stare. Altrimenti tutto è una farsa. Concludo. Ecco, con questo seme, il seme di questa verità, noi forse dobbiamo misurarci. Dobbiamo misurarci, e allora ci possono essere alcune indicazioni, alcuni stimoli che ricaviamo proprio in chiusura di questa condivisione. Come far diventare concreti questi semi che sono stati affidati dal risorto ai discepoli di Emmaus e vengono affidati anche a noi? Il cuore della catechesi, che bisogna stare dalla parte giusta, che bisogna fare discernimento, che il bene non è il male non è il bene, e che la morte è davvero da temere. Contro l'altra bisogna lottare, soprattutto se è ingiusta, bisogna lottare contro la sofferenza cattiva, bisogna cercare di fare del bene, ma la morte che davvero bisogna temere è quella dell'avversario, perché da quella non c'è ritorno, e quella determina una eternità di disastri. Ecco, allora
forse due o tre attenzioni. La prima proprio sul discernimento. Seneca, nelle lettere a Lucilio, scrive così: pensaci bene, della nostra esistenza buona parte si dilegua nel fare il male, la maggior parte nel non far niente e tutta quanta nell'agire diversamente dal dovuto. Ecco, io penso che la catechesi è un baluardo da questo punto di vista, può essere davvero uno strumento, perché ci aiutiamo insieme in un discernimento che ci aiuta a capire che qualche cosa davvero allarga il cuore. Se è ciò che è dovuto, se è ciò che è richiesto per fiorire come persone, se è fuga dal male. Un altro seme che ci viene regalato, questa volta da Papa Francesco alla fine della Christus Vivit, questo testo indirizzato ai giovani ma anche a tutti: invoca ogni giorno lo Spirito Santo perché rinnovi costantemente in te l'esperienza del grande annuncio. Perché no? Non perdi nulla ed egli può cambiare la tua vita, può illuminarla e darle una rotta migliore. Non ti mutila, non ti toglie niente, anzi ti aiuta a trovare ciò di cui hai bisogno nel modo migliore. Hai bisogno di amore? Non lo troverai nella sfrenatezza, usando gli altri, possedendoli o dominandoli. Lo troverai in un modo che ti renderà davvero felice. Cerchi intensità? Non la vivrai accumulando oggetti, spendendo soldi, correndo disperatamente dietro le cose di questo mondo. Arriverai in una maniera molto più bella e soddisfacente se ti lascerai guidare dallo Spirito Santo. Cerchi passione? Come dice una bella poesia, innamorati o lasciati innamorare, perché niente può essere più importante che incontrare Dio, vale a dire innamorarsi di Lui in una maniera definitiva assoluta. Ciò di cui tu ti innamori cattura la tua immaginazione, finisce per lasciare la sua orma su tutto quanto. Sarà quello che decide che cosa ti farà alzare dal letto la mattina, cosa farai nei tuoi tramonti, come trascorrerai i tuoi fine settimana, quello che leggi, quello che sai, quello che ti spezza il cuore e quello che ti travolge di gioia e gratitudine. Innamorati, rimani nell'amore, tutto sarà diverso. Questo amore di Dio che prende compassione tutta la vita è possibile grazie allo Spirito Santo. E un'altra battuta, con un'autrice, una psicanalista francese, ha scritto un testo molto bello, molto duro anche questo, molto severo, L'uomo di sabbia. Dice così: guadagnando trimestri abbiamo collettivamente perso l'intima convinzione di un al di là eterno. Il tempo profano, restio all'idea di trascendenza, ormai è contato, consumabile. La morte viene a chiudere il ciclo della vita, a concluderlo definitivamente, laddove ieri lasciava intravedere il proseguimento di una storia, un tempo dopo il tempo. Mentre la morte umanistica era sentita come un passaggio, la morte individualistica è avvertita come una fine. Il grande rifiuto della morte nella nostra cultura si radica in questa logica. Se non esiste più nulla dall'altra parte, la morte non è più pensabile. Dimenticarla diventa una necessità, eppure sappiamo bene di essere mortali. Ecco, il risorto ai discepoli di Emmaus ha insegnato che cosa vuol dire essere mortali. Essere chiamati ad un passaggio per un incontro eterno. E il finale ci affidiamo a una autrice spagnola straordinaria, Maria Zambrano. Nei frammenti sull'amore scrive così: vivere fuori di sé per stare oltre se stesso, vivere disposto al volo, sempre a qualsiasi partenza. È il futuro inimmaginabile, l'irraggiungibile futuro di quella promessa di vita vera che l'amore insinua in chi lo sente. Il futuro che inspira, che consola il presente facendo diffidare di lui, da dove nasce ogni creazione, ciò che attrae il divenire della storia e che corre alla sua ricerca. Ciò che non conosciamo e ci invita a conoscere, quel fuoco senza fine che incoraggia nel segreto di ogni vita, ciò che unifica col volo del suo trascendere vita e morte, come semplici momenti di un amore che rinasce sempre da se stesso, la cosa più nascosta dell'abisso della divinità, l'inaccessibile che discende in ogni momento.
utilizzo per chiudere un ragazzo che mi sta accompagnando quest'anno, che è Carlo Acutis, tutti ne avete sentito parlare. Io, mi ha tagliato la strada a gennaio, proprio in modo quasi fisico, regalandomi una grazia, della quale gli sono infinitamente grato, tosta. Poi di nuovo sono andato a Santa Maria Segreta a giugno, la parrocchia di Milano, dove la sua parrocchia, e poi alla fine proprio del mese di ottobre di nuovo è ritornato. Se si possono fare delle pubblicità, sì. È uscito a ottobre, quindi il mese scorso, un testo della sua mamma, e tra l'altro è densissimo dal punto di vista catechistico, catechesi tosta, proprio tosta tosta, su queste robe anche che abbiamo detto, dette ancora più. Però è straordinaria la sua, proprio la sua figura. È straordinaria la figura che emerge anche attraverso alcuni scritti che la mamma raccoglie e cuce insieme, scritti di questo giovane. Mi ha colpito il fatto che, è molto nota la cosa, a Milano alla fine dell'anno si fa la pesca del Santino. Quindi in parrocchia si trova un paniere con delle immagini di santi e vengono pescati i santi. Carlo, dice la mamma, tutti gli anni pescava o Gesù, una Sacra Famiglia. Allora i suoi genitori dicevano: ma tu sei un raccomandato in questa storia, che peschi questo qui. Nel 2005, alla fine del 2005, pesca invece Sant'Alessandro Sauli, che è un vescovo barnabita del XVI secolo. E la mamma dice: ma cosa succede? Cosa succede? Succede che alla fine dell'estate Carlo ha febbri strane, la mamma pensa un'influenza perché tutta la classe è influenzata, e invece sono le avvisaglie di questa leucemia fulminante che se lo porterà via in pochi giorni. Quando capiscono che la cosa è seria, chiamano il pediatra e questo dice: portatelo alla clinica De Marchi. La mamma scrive, entrando in clinica, guarda dall'altra parte della strada e c'è la chiesa dedicata a Sant'Alessandro Sauli. Qualche giorno le cose precipitano e il termine dell'attività cerebrale, 11 ottobre, Sant'Alessandro Sauli. Il cielo c'è. Il cielo c'è. Ed è con noi. Quindi Carlo non ha pescato un pezzo di carta. La firma di Dio sul fatto che la vita è una cosa seria, sul fatto che la vita poi continua, ed è bellissimo il testo anche per tutti i segni che poi Carlo ha dato anche alla mamma. Quindi l'augurio che succeda anche a noi. Carlo era uno molto coerente con quella figura, l'ultima figura che abbiamo messo. Dopo l'incontro col risorto cadono anche le sedie. I discepoli di Emmaus, intuizione felicissima di Arcabasso, sono scappati di corsa e lasciano anche la sedia caduta. Carlo era uno che correva perché aveva incontrato qualcuno. Allora, magari anche quando le sfide della catechesi sono impegnative, chiedete anche a sto ragazzo straordinario, attualissimo, un aiuto. Lo chiedo anch'io nel lavoro che faccio, perché l'incontro con il risorto ci segni, e ce n'è tanto bisogno oggi per noi e per gli altri. Grazie. Grazie a te, Paolo, grazie a te. Grazie. Ci prendiamo come ogni volta qualche attimo nel quale possiamo rivedere alcune cose e forse pensare anche a qualche intervento, qualche minuto di pausa.
come si comincia un discorso che si fa ascoltare? Secondo me almeno in due modi. Un primo l'ho appena fatto, facendo le domande. Normalmente quando tu domandi qualcosa cominci a tirare l'attenzione. C'è un altro motivo, un altro modo per cominciare un racconto, uso un termine un po' banale, efficace, che si fa ascoltare. Qual è? È quello di c'era una volta, raccontare. Due sabati fa avevo il gruppo che adesso segue Nazarena, è il quinto anno, e sono un bel gruppo di ragazzi. A sabato saliamo nella stanza di catechismo, nella sede di catechismo, sono un po' vivaci, allora comincio dicendo: stamattina ho accompagnato un uomo alla morte. Tac, subito attenzione. E ho speso i primi 20 minuti a raccontare cosa è voluto dire dare l'unzione a una persona che stava per morire, e mi hanno bevuto tutte le parole che stavo dicendo. Anche adesso, nella fase finale del racconto di Paolo, tutto l'abbiamo ascoltato bene. La parte finale, quando ha raccontato un episodio, si è ancora di più accentuata l'attenzione, perché il racconto ha questo potere. Quindi noi a volte interpelliamo l'attenzione degli altri con la domanda, e farsi le domande giuste e fare domande giuste è importante, perché permette di rispondere, e il racconto diventa forse la via principale per farsi ascoltare. Noi raccontiamo sia con le parole ma soprattutto con la vita. Pensiamo cosa vuol dire questo, cosa vuol dire questo nella catechesi, e abbiamo delle grandi opportunità. Non so se tu, Paolo, hai questa impressione, ma io molte volte ho l'impressione di avere davanti delle persone bloccate, come se fossero bloccate, perché non riescono a dare il nome alle cose, non riescono a stupirsi, e a volte proprio arrivare con la domanda giusta e con il racconto può permettere di sbloccarci. A volte io stesso mi sento bloccato di fronte a alcune esperienze della vita, per cui credo che essere catechisti oggi possa voler dire anche dare spazio al nostro modo di raccontare la nostra fede, e a saper interpellare la sana curiosità con delle domande che siano mirate. Credo che la domanda giusta arriva sempre. Penso che Dio arrivi sempre a farti la domanda giusta. Prima o poi te la domanda una cosa, Dio te la chiede, arriva a fartela, e può farla anche attraverso di noi. Quindi può darsi che noi siamo dei mezzi, dei tramiti per riuscire a sbloccare alcune persone, compresi i ragazzi. Dopo questa fase particolare del Covid, mi è capitato spesse volte di incontrare ragazzi bloccati. Ripeto, non so se tu hai questa impressione di a volte di avere davanti delle persone, di incontrare persone che siano bloccate. In un passaggio prima parlavi, riportando la citazione, dicevi, portavi l'esempio di quel medico che deve curare le miserie, anche col passaggio del curato di campagna. In qualche modo penso che sia un po' anche il nostro compito oggi, quello di provare a lasciarci curare le nostre miserie prima, che non è facile neanche quello, e poi provare a intercettare le varie miserie che hanno diverse forme, a volte sono date da un mutismo di chi è davanti, un'incapacità di riconoscere la bellezza o tanti altri limiti. E quindi con l'annuncio che noi facciamo di una parola che è luce, che è luminosa, che è vita, che è vitale, possiamo arrivare a curare, ad essere medici, che portano la cura, la medicina, che è quella parola a cui più volte Paolo ci ha richiamati. Credo sia una bella opportunità. Ciò non toglie che questo comunque è difficile, perché non so voi, ma a me capita di essere molte volte in difficoltà nell'accostarmi alla gente che o è bloccata, oppure che magari sembra addirittura non interpellarti, o indifferente di fronte alla tua realtà o al tuo desiderio di annunciare questa luminosità, questa luce, questa cura che è la parola di Dio e che è Dio stesso.
Quindi come fare? Non lo so, non lo so. Ci prego sopra tanto. Oggi mi ha dato anche un altro suggerimento, anche di rivolgermi anche a Carlo Acutis. Lo facevo già per altre questioni, oggi ancora di più mi viene questo bel suggerimento. E quindi non so. Abbiamo una bella opportunità però, dai. Credo sia una bella cosa questa. Un bel servizio e una bella opportunità. Che dite voi? Lasciamo la parola a Nazarena. Dicevo, una bellissima opportunità. Personalmente la penso così, che mi è stata donata dal nostro Don. E sono d'accordo quando dice che è difficilissimo cercare di esporre la luce, di essere luce per gli altri. E, mi è capitato parecchie volte di cercare di esserlo, ma anch'io di trovarmi di fronte a persone che non ti credono. Cioè, nonostante vedono te che stai bene in tutte le tue difficoltà, perché i problemi li abbiamo tutti, nonostante vedono che questa luce tu ce l'hai, ok, loro la vedono la luce, però non manca quel passo, manca quella, secondo me, anche forza di volontà da parte loro di provarci. E allora tante volte ho chiesto anche al Don cosa posso fare, ma pregaci sopra. Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa o chiedere qualcosa a Paolo? Ma intanto magari prova a sottolineare anche un aspetto. Sì, io mi trovo tante volte nella situazione che è stata descritta dall'altra parte rispetto al Vangelo. Cioè di fare fatica a crederci. E la scelta che, non lo dico per, cioè non è un escamotage. Quindi sì, alle volte di avere una convinzione e di non riuscire a passarla, a condividerla, ma tante volte, più volte, è più frequente il fatto che mi misuro con la fatica mia di fronte al messaggio, anche alle cose che abbiamo letto, il libro della Sapienza. Cioè credere che il Signore ha fatto tutto per la vita, che il Signore non vuole la morte dei suoi figli, che non è così semplice. Sono passato attraverso varie situazioni, anche di sofferenza notevole, familiare, eccetera. E si è proprio provati, se io penso come l'ho vissuta io la pandemia, parlava di persone bloccate, ma io mi accorgo di non esserne assolutamente fuori, anche per quello che abbiamo provato in comunità. Io ricordo quando è esplosa, ad un certo punto due dei nostri salesiani anziani non sono stati accolti in nessun ospedale. E noi eravamo in quarantena, telefonato in farmacia, non c'erano bombole di ossigeno. Ho fatto le ultime notti con un confratello, con un salesiano quasi novantenne, con il materasso per terra, persona straordinaria, buonissima, dico ma come si può morire così? Le bombole grosse, quelle che un medico amico della comunità è riuscito a procurarcene una non so come, viaggiando a suo rischio e pericolo, perché non si possono neanche trasportare, ma non avevano pressione sufficiente per chi aveva l'ossigenazione troppo bassa. Quelle piccole guardavi con l'orologio quanto duravano.
una roba che io ho ancora proprio dentro. Per cui, ecco, qual è la strada? Io risposte non ne ho, però se c'è una strada è quella di Carlo. Cioè, se c'è una cosa che a mio avviso, almeno che porta avanti me, sono i santi. Dove la luce, è brutto dirlo, ma non è come la nostra, cioè come la mia. È diversa, è proprio diversa. È di un'intensità tale per cui lì qualche cosa succede. Io leggevo ieri sera, sono legatissimo a Padre Pio, sono legatissimo a Don Bosco, che è il nostro fondatore, ma sono legatissimo anche a Padre Pio. Leggevo ancora ieri sera di alcune cose che sono impressionanti, cioè che molte persone hanno imparato ad andare a messa vedendo come lui celebrava. Perché noi, anche quando siamo lì e quando siamo messa, siamo sul Golgota, c'è il Signore che muore, io, non altri, adesso non ho, io ho uno strumento un po' più in difficoltà di questo, perché ho ancora quelli dei nonni proprio, i miei ragazzi mi prendono in giro per questo. Però succede che sei lì, c'è il canone, arriva il messaggio e leggi il messaggio. Sul Golgota, perché la roba è seria. Se non arriva qualcuno, il frate che ha messo a posto le cose di Padre Pio, dice: ho trovato una cosa sola, sangue, è morto senza sangue, non ne aveva più. Ecco, è servita una persona che sprigionasse quella luce lì, perché quelli che gli si sono accostati potessero rendersi conto che non sono favole, che non sono storie, che non sono eccetera eccetera. Una notte, ne conto una, visto che ci ha invitato al racconto, poi chiudo. Una notte mi ha colpito tantissimo questa storia qui. Era ancora molto giovane, stava assistendo ai ragazzi, avevano un piccolo seminario, allora ai tempi, come capitava anche da noi, c'erano questi letti dei ragazzi, e chi dava un occhio a sti ragazzi aveva semplicemente una tenda che veniva tenuta su da un palo di ferro. Anche le suore, quando si facevano gli esercizi, queste cose qui erano famose. Palo di ferro, due stanghe di ferro attaccate alla parete in modo che ci fosse un po' più di privacy, e poi i ragazzi. Ad un certo punto di notte si sente un pasticcio che non finisce più, un rumore che non finisce più. Al mattino Padre Pio è tumefatto, conciato, botte varie. E il palo che teneva su la cella, e non sono frottole, sono proprio storie vere, palo che teneva su la cella era attorcigliato come un grumo di ferro, che neanche il fabbro è riuscito più a sistemarlo. E i ragazzi un po' colpiti, nessuno fiatava poi, perché quando hanno sentito quel tramestio lì, e poi lui ha spiegato la questione, che uno dei ragazzi era in un momento di difficoltà, di tentazione, fare il male, e il demonio se l'è presa con Padre Pio, che gliel'ha strappato dalle unghie. Qualche volta abbiamo bisogno dei santi che ci aiutano a capire che il male è male, che il bene è bene, che la luce è luce, le tenebre sono tenebre. Questo è il cuore del messaggio cristiano, perché Gesù è morto così. Gesù è morto per il fatto che il male fa male, e si è accannito bene contro di lui. Ecco, forse questa, la credibilità dei santi, a me colpisce Carlo Acutis, perché il Signore non l'ha tirato fuori da nulla, quindi è un ragazzo di oggi, del PC, di una famiglia che sta bene, ma quando si va al dunque, quando si legge quello che scrive questo ragazzo qui, scrive le cose più incandescenti sulle quali abbiamo condiviso stasera. Che il bene è bene, che il male è male, che l'avversario c'è e bisogna stare fuori dalle sue sgrinfie, che i comandamenti di Dio sono una cosa seria, che l'Eucarestia è un'autostrada per il cielo, che la confessione è la confessione, senza quella si fa del male, eccetera, eccetera. Grazie.
Bene, allora noi ci vedremo la volta prossima, mi sembra come percorso a gennaio, se non sbaglio, no? Intanto ringraziamo Paolo, ringraziamo voi per la presenza e buona serata, buon rientro. Ciao a tutti, buonanotte.